I furti all'interno del cimitero monumentale di Fiumicino non si arrestano. Negli ultimi mesi sono stati favoriti anche dalla mancanza di illuminazione nell'ala destra del Camposanto. Qual è la situazione dei furti? E niente, anni fa era alta proprio, adesso è un po' scesa, ma purtroppo ancora c'è, anche a seguito della mancanza della luce. Certo, è un problema, anche squallido. Cosa rubano? Ma gadget, fiori, vasi di alluminio, rame, una cosa squallida, squallida proprio. Quando uno fa una cosa del genere non è neanche una persona degna, è indegna, secondo me è una cosa indegna. Più di questo non posso dire, insomma, non... anche perché volendo uno spende 10 euro, compra dei fiori pure di plastica e te durano 20 anni, quindi andare a spogliare un altare, un fornetto dove magari c'è cura e magari sacrificio anche di chi viene, rimette, mi sembra indegno, ma non scorretto, indegno. Che è proprio una vergogna, una cosa impossibile che uno si deve mettere lì a fregare i fiori o a prendersi i vasetti di rame e cose varie, cioè, è diventato proprio uno schifo. A me è uguale, me l'hanno fatto fuori per mio figlio. Cosa le hanno rubato? Mi hanno rubato una piantina qui, ci ho fatto fare una scritta per il mio figlio. Purtroppo c'è gente che si ruba. Vengono qua dentro a rubare che cosa? Anche a mio padre e a mia madre è successo. Cosa le hanno rubato? Vasetti, il vaso e mi sembra oggettini che adesso si mettono sulle tombe, angioletti, cose, niente di prezioso, però sono sfregi secondo me, non riesco a capire queste persone che lo fanno, però purtroppo è così. Padre Eterno li dovrebbe fulminare in quel momento, e che se io ce li becco li metto dentro al fornetto di mio padre e di mia madre. Non è giusto, insomma, ecco, che si facciano queste cose dentro un luogo sacro, come insomma, c'è un cimitero dove uno porta i cari suoi e viene gente che viene a rubare oggetti che non servono a niente, poi non so quello che ci fanno. A che cosa rende utile una cosa del genere, insomma, a portare via i vasi di rame, poi che fa? Per squagliarli, venderli o tutto, non lo so, non ci stanno parole, insomma, ecco. Siamo arrivati ad andare a rubare dentro un camposanto, insomma, basta, c'è più limite. Intanto, dopo l'intervento dell'amministrazione comunale che ha sollecitato più volte l'ACEA, nei giorni scorsi è tornata la luce. Da quanto manca la luce? 3 mesi che manca il cimitero, abbiamo pagato, io ho pagato e vorrei la luce, ovviamente, come giusto. E sono rimasto, ho fatto più di una telefonata, adesso sono venuto oggi e c'è stata la luce. Oltre ad un maggior controllo, i cittadini chiedono anche il ripristino della segnaletica orizzontale nei pressi del cimitero. Da Fiumicino per Canale 10, Paolo Leone.